Sì, allora, innanzitutto parlando di quella che è la strategia, la nostra strategia odierna, allora cerchiamo un long sul gold, gold che è stato protagonista di un buon recupero nel corso delle ultime sessioni e qui chiaramente anche non ultimo nella giornata di ieri hanno giovato le parole di Powell, insomma, che ha parlato di un allentamento, no, nella politica di stretta monetaria da parte della Fed, e quindi questo è un contesto, insomma, ecco, del quale si giova il principale bene rifugio. E quindi ieri abbiamo avuto una barra rialzista ad ampio range abbastanza importante. E quindi oggi cerchiamo, insomma, proprio sul pullback, il pullback dai massimi, cerchiamo un ingresso in buy limit. Tra l'altro, l'ingresso è proprio sui livelli attuali, perché è un long da 1815 punti. Io mi aspetto che, insomma, in questa mattinata magari, ecco, non vedremo grossi grossi movimenti. Perché? Perché comunque il driver di oggi, l'avete anticipato prima, sono sicuramente i non far payroll. E quindi anche qui, certo, è rischioso in una giornata del genere mettere appunto in campo una strategia prima di aspettare il rilascio dei dati, però insomma, tant'è, qui il discorso è chiaramente legato a quelle che saranno i dati sul lavoro. Dati sul lavoro che fin qui, insomma, nonostante i forti rialzi della Fed, e quindi anche qui, insomma, a meno che, insomma, il mercato del lavoro non dovesse registrare una brusca frenata, io ritengo che comunque sia un dato, anche fosse in linea con le previsioni, dovrebbe giovare al gold e quindi alimentare una possibile salita. Perché? Perché in un contesto, insomma, ecco, di mercato del lavoro appunto che regge, e quindi ecco le aspettative per una stretta monetaria da parte, per una nuova stretta monetaria da parte della Fed, insomma, visto quanto accaduto fino adesso, sono appunto, ecco, per quantomeno una calmierazione, no, di quello che è il prossimo rialzo dei tassi. Quindi, detto questo, insomma, ecco, Mari, ancora potremmo vedere un mercato in trading range in questa prima parte di sessione, però ecco, magari monitoriamo quello che sarà l'andamento poi nel corso del pomeriggio. Lo stop della nostra strategia è a quota 1802, ovvero sul livello mediano del range di ieri, sostanzialmente, mentre invece per quanto riguarda il target è a quota 1835 punti, dove troviamo una confluenza di livelli di resistenza sia statici che dinamici. Quindi, insomma, ecco, l'uptrend sul metallo prezioso, insomma, ecco, ci aspettiamo che possa quantomeno estendersi fino a questi livelli, complice anche una struttura di lungo periodo, e qui ne abbiamo parlato diverse occasioni. Insomma, un mercato che aveva completato una serie di tre minimi decrescenti, quindi un modello basato sulle onde di Wolf, con un target per la verità atteso da tale pattern intorno a quota 1845, passando appunto per questo target intermedio 1835. Vedremo, insomma, ecco, se il mercato poi avrà la forza di spingersi fino a questi livelli, ma indubbiamente c'è da registrare una serie di barre benchmark rialzista ad ampio range che evidenziano come in questo momento questo sottostante sia attenzionato da parte degli investitori, e quindi ci sia, insomma, volontà di sostenere il mercato.